bastone. Agagagagra. Sigail! Sigail! Vale bastel! Voilà! Siamo tornati nel mondo dei grazie su World of Tanks. Siamo ritornati grazie al nuovo format, ovviamente, perché senza la voce questi video ve li potete scordare. Ricordatevi le mie parole, bene. Allora, vi siete abituati alla mia voce? No, penso di sì, spero di sì, ormai, cazzo, sono tre video. La voce del capobastone! Comunque, andiamo alle cose serie. Come potete vedere, io sono morto e questa è una partita di assalto. Allora, io sto indicando a quei due cacciacarri di andare in base, perché ovviamente i nemici sono la bellezza di sette carri. Eccoli, vedete, adesso sta spuntando, il triangolino vuol dire che quello è uno dei nemici. I cacciacarri sono importantissimi. E questi, guarda dove stanno andando! Guarda, guardateli in alto, dove cazzo stanno andando, porca madò! Dove stanno andando? Cioè, noi dobbiamo difendere la base, che sarebbe la bandiera verde, e loro vanno a cazzo di cane, no? I nemici sono la bellezza di 6, ecco, vedi? Vedete, vedete? Ci hanno ammazzato già un altro carro. Ce l'hanno ammazzato. Perfetto. Cioè, voi ditemi se è possibile che quei due coglioni vanno in alto. Se questi attaccavano in 6, siamo fottuti. Siamo fottuti. E quindi io continuavo a dire, ragazzi, dovete venire in base, dovete venire in base, dovete venire in base, perché perdere una partita dove siamo in vantaggio tattico, perché quando difendi sei in vantaggio tattico, non possiamo fare ste cazzate, non le possiamo fare. Per fortuna il nemico è composto da una banda di coglioni e quindi, vabbè, ci è andata bene, vedete dove sono i nemici, cioè, sono dei coglioni, questo è il mio carro, io sono distrutto. E vedete? Vedete qua, vedete? Sono ammassati qui, per fortuna c'è un coglione in alto lì, perché se fosse stato qui sarebbe stato molto più difficile difendere, perché comunque abbiamo due carri medi, cioè, due carri medi, loro sono in tre, più quell'altro, insomma. Ecco, il tema del concetto è questo, no? Io continuavo a segnalare che devono quei due lì in alto andare qui, vedete? Dove c'è il cerchiolino, il quadratino giallo. E quei coglioni non capivano, uno è fermo là a uno, a due, che cazzo sta facendo, si fa le seghe, quell'altro non si capisce, e comunque siamo qui. Allora, il giorno dopo, ha scelto l'Xbox, e guardate cosa è successo, voi non potete nemmeno immaginare, guardate, guardate. Allora, ecco il messaggio che mi ha mandato questo soggetto. Ovviamente il nickname lo copro perché voi schifosoni, dimmi insultare, no. Voi non andate a insultare un cazzo. Allora, guardate cosa mi ha scritto. This is why children like yourself should be allowed to play the type to team based game because you all the same the game sexual excited over repeatedly pressing the command to like author because you little painting happy tank go to shit on. Mamma mia, parlo come ti prego. Yo, nigga, yo. Allora, visto che alcuni di voi non sanno nemmeno l'italiano, figuratevi in inglese, la traduzione di questa frase sarebbe: questo è il motivo per cui bambini come te non dovrebbero essere permesso giocare ai giochi di squadra in questo tipo. Sembrate tutti sessualmente eccitati dal premere ripetutamente i comandi facendo laggare gli altri, perché il tuo piccolo carro sporco di merda è andato a farsi fottere. Ma poi il tizio, non contento, rincara la dose mandandomi ancora quest'altro messaggio. Italian boy, stick your bruschetta up your ass, Monte mate. Guardate che testa di cazzo! Ma si può! Ma si può! Ma porca madonna! Allora, sono andato sul profilo di questo tizio, visto che era in inglese, e quindi cosa potevo rispondergli se non The Queen, la regina, appunto, is raped by Silvio Berlusconi! Madonna! Porca puttana! C'è da morire qua, figa! Porca puttana! Basta. Tanti like per Capobastone. Agagagagra.